con i dati sui mutui, noi abbiamo in ammortamento 154 mila euro di mutui, per un totale di 7,33 sui primi tre titoli di bilancio. Attivando questa procedura, il debito residuo a dicembre dell'anno scorso era 2.800.000 euro. Da dicembre dell'anno scorso ad oggi noi abbiamo fatto 2,6 più 900, 3 milioni e mezzo, abbiamo raddoppiato i mutui in ammortamento. Quindi significa che passeremo da 150.000 euro di rata mutuo, passeremo a 300.000 euro di rata mutuo. Quindi voi sul bilancio dell'anno prossimo vi troverete interessi passivi e rata mutuo per 150.000 euro in più. Non avrete più i soldi dell'eroe, io vi auguro di averlo, di vincere la causa e di averne quanto volete, perché i soldi che arrivano a fondo, qualche cosa resta anche per i cittadini. Però per il momento questa cosa non c'è, quindi l'anno prossimo avete la stessa riduzione che avete avuto quest'anno di 700.000 euro, perché la riduzione più importante nelle entrate di questo comune sono state le royalties, perché per il resto ci sono state riduzioni di entrate pari a 300-400 mila euro, non di più. Mancando 700 mila euro di royalties, aumentando 150 mila euro di rata mutua da fare e dovendo ripianare 1,5 milioni in 3 anni, io mi auguro che siano 5, molto probabilmente me ne concederanno 5, ma dovremo comunque ripianare 300 mila euro. Questo che cosa significa? Come faremo noi a fare queste cose? Significherà l'attivazione di tutte le procedure previste dal 193, e se non ce la facciamo dal 193 si andrà in breve sesto. E io ritengo che si andrà pure in dissesto finanziario. A questo punto voglio fare delle osservazioni di carattere tecnico. Noi abbiamo fatto cancellazione per residui attivi per 1.800.000 euro, mentre abbiamo lasciato in bilancio tutti gli attivi, i residui passivi, ne abbiamo cancellato 3.000 euro di, e sono rimasti tutti. Io lo annuncio adesso perché voglio verificarlo. Voglio, siccome nell'accertamento fatto nella relazione fatta dal tecnico non è specificato, in alcune case ci sono solo il numero delle risorse, vorrei capire se ci sono gli impegni, se i 2.600.000 euro a cui noi facciamo ricorso al mutuo sono tra i residui passivi, perché se non ci sono bisogna attivare procedure di riconoscimento del debito per il bilancio. Quindi sarebbero ulteriori debiti. E questo comprometterebbe la tenuta strutturale del deficit del comune. Perché adesso abbiamo solo 4 punti. Se dobbiamo riconoscere il debito per il bilancio, ne attiviamo altri 2. Allora, forse è una cosa tecnica che riuscirà a capire soltanto gli addetti ai lavori. È una cosa molto precisa. Fatta questa, noi, caro sindaco, siamo disponibili al confronto, siamo disponibili anche all'aiuto, perché io vivo in questo comune, faccio politica e non intendo ritirarmi. Va bene? E ho provato qualche volta ad aiutarvi, ma me ne avete fatto passare la voglia. E ci sarò ancora e sono disponibile ad aiutare non voi, ma ad aiutare i miei cittadini, che aspettano e li aspettano anni dubbi, perché noi pagheremo tutti i debiti, perché il nuovo decreto ci puoi mettere tutto quello che vuoi dentro, tanto paga pantalone e paghiamo tutti. Però dopo aver pagato questi debiti e dovete attivare le procedure previste dalla legge, che sono quelle di enorme sacrifici per tutti i cittadini, di innalzamento delle tariffe. Dovete ripianare 1,5 milioni di disavanzi e saranno tutti. Quindi l'amore che io non ho avuto, ma che voi avete predicato in questo paese, l'amore scandale nel cuore, l'amore per scandale, secondo me è stato un amore criminale che avete avuto. Voi avete rovinato questo paese. Allora, non voglio essere. Di allegria finanziaria, perché non si hanno mai lasciato disporre di una libertà. Però l'amore che è stato dato, quello che è predicato, io sono il burbero del paese, quello che grida, quello che fa, invece voi che siete quelli dell'amore avete ucciso questo paese. Io non ho detto un momento, tu c'hai un momento dalla mano. Allora io voglio dare una risposta con molta tranquillità, con molta.
intervenire dopo cortesemente, perché so che no, deve rispondere tu. Io voglio dare delle risposte. Il genere di Enna l'abbiamo letto quello che no, fa ragione di Enna. Io avrei risposto da te, no, se no, no, la ragione di Enna, come faccio? No, le risposte io do le mie risposte, la ragione di Enna, perché comunque l'hai chiamato in causa. No, 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 io la ragione di Enna mi sono solo rivolto perché lo conosco per fare delle osservazioni. Siccome io lo conosco le mie